Francia, mi sa che to Vighez. No, se faccio uno schemino dopo. No, ma che schemino? Io ti schiacciavo accesso, accesso, ma si vede che non ti va il wifi. Beh, non è che sto in giro per Roma, sto a casa. No, davvero? Non sei ancora andato in giro? Ancora no. Ancora no? Cosa fai? Cos'è cambiato, Franci? Dimmi un po', cosa hai fatto di bello questi giorni? Mi sono invecchiato ancora di più. Mamma mia. Non si sa più cosa fare. È finita, casa è finita, eh? Ho capito. Ho girata tutta, ho girata, tutto. L'hai pulita tutta, impossibile. No, vabbè, pulita, è sempre pulita. Però è dura, eh? Anche tante parti, ti giuro, anche le conoscevo, Ho visto. Ma neanche il giardino, se... Tieni un po' dietro neanche il giardino, niente. Non no, fai sì, il giardino, niente. Sì, oh. Ma certo. Ma tu non fai... Che fai? E che faccio? Quello che devo fare, allenamenti, che sto con i bambini. Che fai? Che puoi fare? Ma la seghi l'erba, fai qualcosa? No, c'ho il giardiniere, che seguo. Mo tu lo dicevo. No, ma tu c'hai il giardiniere che si può muovere? Certo. Ah, abita nel giardino, da te. C'è la dependenza. Com'è la situazione? Uguale. Uguale, cambia niente. Oh, non passa più. Mamma mia, il 4 è lunga, oh. Ma il 4 è sicuro secondo te? Tu che sei gli amici politici, dai, dimmi un Sì, po' c'ho poco amici cosa. politici. Mamma mia. No, No, ti chiudono davanti a casa te, gli il amici problema è politici. che tu non sai veramente qual è la verità. Perché tanto ognuno dice la sua, eh. Noi stiamo a casa, senti là, metti il telegiornale, metti quello. C'è sta una persona che No, dicono è le vero, stesse sono cose. 10 esperti. Oh, 10 esperti su 10 dovrebbero dire tutti la stessa cosa. C'è 5 sta dicono una cosa e uno che 5 dice la dicono stessa cosa, non ci un'altra. sta. Non esiste. C'è qualcosa che non torna, E noi tutti là, aspettando come i Oh, bambacioni. basta guardare questo telegiornale. Oh, Non davvero, ho mai sembra sentito così il telegiornale in vita mia. Mi un bollettino di guerra, sembra. Oh. sono acculturato, sti rumesi, mi sono acculturato in tutto e per tutto. Madonna, li vedi tutti i telegiornali? Tutti. E beh, speri che qualcuno ti dice una cosa positiva, che ne so. Oh, l'esperto giusto, ci sarà un esperto che riapre un po'. Come prima, qualcuno ci deve azzeccare. Ah, oh, sicuro. Sì, no, Qualcuno. Oh, chiamo il cappio, fra 10 giorni il cappio e chiudi, No, eh. dai, vedrai. No, a parte tutto, io sinceramente, no, a parte gli scherzi, ci sto capendo poco. Leggevo sul Sole 24 Ore, no? Lo sai, no? Il Sole 24 Ore, che sei padrone del Sole 24 Ore, dovresti saperlo. Io sono C'era del sole, scritto, sono padrone. no, e c'era scritto, pensa te, che i morti quest'anno, all'inizio di quest'anno, sono meno dell'anno scorso, i morti in Pensa a te. generale. Quindi, io non ci sto capendo più niente qua, ovvio. È una cosa normale questa? Cioè, Ma non lo so, è chiaro che ci questo sono ti fa delle zone capire molto tutto, però colpite. è la verità? Pensi che sia la verità tu? Ah, non lo so, io l'ho letto su quello lì che sbuca sull'Apple, sai quelle Sì, ma notizie? tanto ogni mattina sul telefono ti arrivano 300 notizie totalmente diverse, giorno dopo giorno. E tu, ah, meno male, meno male. Qua, oh, aprono tutti, noi niente. E il campionato riapre, dai, secondo te che senti spesso Malagò che Per dice? me sì, per Sì? Cosa me riapre. riparti? I primi di maggio? A fine maggio. Le squadre iniziano ad andare in tiro, però Eh sì. oh, il problema è che dicono che i primi 20 giorni non puoi toccare la palla, non erano i nostri ritiri. Mamma mia. Sono Io tuo smettevo. perdono. Oh, tu arrivavi direttamente il 20 maggio? Credo. La settimana. Ci stanno giocatori e giocatori, eh? Infatti, oh, C'è chi gioca a pallone e c'è chi corre. esatto, io ero lì dal fine aprile, tu arrivavi il 20 di maggio. Ma tu dovevi fare le gambe per andare in profondità. Ma dove? Oh, nello spogliatoio in profondità. Oh, che bastardi, oh, con Cannavale avete detto che ero il difensore più forte. No,
ha detto no. Lui ha detto io ho specificato, ma lui è stato diretto. No, lui è cattivo. No, vabbè, dai. Ah, giusto, vabbè. Siccome c'è, non è che ce l'ha torto, ma insomma, oh, c'ho il sinistro che era pesante, tu lo sai, c'avevo la scarpa d'oro attaccata, tu ce l'hai a destra, ma io ce l'ho il sinistro. Pensate, siamo gli unici italiani, eh? Pensa come sono scarsi d'arte. Addirittura io il primo, follia. No, te rendi conto? Il calcio, meno male, va, finito. Vabbè, è finito. Il calcio è bello pure per questo, eh? Ma ah, sì, oh, giusto, no. Per Cannavaro, per rompere scatole, puoi spiegare la cosa della fondazione nostra? No, un'altra volta, dai, oh. Dai, in inglese, so, cos'è? So fondi. Oh, sono finite ad ambulanze? No. Le abbiamo già perché... Mamma mia, oh. Mo io affitto una macchina, la faccio prima, oh. Gli buttiamo giù i sedili. No. Vabbè, dai, però si è ricavato tanti soldi, dai, bisogna dire qualcosa. Sì, ma ancora non siamo ancora al massimo. Ancora manca, ancora manca donare qualcosa. Sì, manca qualcosa prima alla quarta d'ambulanza. Dai. Però pure altri ex giocatori ci hanno dato una grossa mano, un grosso aiuto. No, sono, ma stati... sono stati tutti verrà, dai, fatti gli scherzi. No, no. Bravi, dai. No, ma poi cosa bella che non hanno fatto tutto top secret, capito? Cioè, non è che devono stare al centro d'attenzione. Perciò no, hanno fatto veramente col cuore. Come è giusto quelli che sia. Stati anche veramente tra amici, conoscenti, giocatori, secondo me proprio di tutti. Sono stati veramente tutti bravi, dai. Fai un bel saluto, beh, dai. In certi momenti... Il saluto è un ringraziamento. Più che saluto. Fatti, è un ringraziamento a tutti quanti. Sì, bisogna ridire grazie, dai, l'ultime 2-3 settimane, perché così dopo speriamo anche di tornare e uscire, e quindi di donare anche poco, 5 euro, 10 euro, è chiaro, se sono anche qualcosa di sì, ma non è la cifra che doni, è infatti, il gesto, è il gesto, cioè ognuno quindi poi mette quello che può, non è che se metti 1 milione d'euro sei più bravo di quello che mette in euro, perché come mi hai insegnato te, il mare è fatto di tante goccioline d'acqua, giusto? Il mare non finisce mai, Bisogna. Beh, devi sempre centellinare, no? Sempre, dai. A parte tutto, dai, ringraziamo, speriamo ancora che qualcuno faccia ancora qualche donazione, arriviamo alla quarta autoambulanza e dopo poi siamo perfetti. Sicuramente non sarà una fine, Speriamo che sia una partenza. No, però dai, una partenza. Vabbè, la partenza, che in senso che la gente continua a fare questa beneficenza, anche per poco. Sì, aspetta che c'ho un gatto che vuol venire in video. Sì, pure il tuo? Sì, ce n'è uno qua che vuol venire. Io ho fatto vedere ieri, ho fatto la diretta con Bobbo. Ho fatto vedere il gatto di Hilary. Ma ce n'hai uno solo? Beh, meno male. Ma perché? I gatti sono belli. No, ce ne ho due, uno ce l'ho fuori e uno dentro. Perché quello dentro allora è senza peli. Perché? È senza peli. Sì, ma quello fuori, poverino, piglia freddo. Ma che piglia freddo? Giampero è... No. Cioè questo qua dentro casa dorme con me, E col cane vanno d'accordo, sì. Col cane è un po' abbastanza geloso. Sì? Cani ne hai uno o due, non mi ricordo. Uno. Un labrador. Sì, ma tu c'hai c'hai il parco dell'euro lì come ma giardino. Che parco dell'euro? Mettici un po' di animali, qualcosa, ti fanno compagnia. Ma ce l'ho, c'ho le capre, c'ho le galline, mancano i coccodrilli, mi mancano. Quindi vai a prendere le uova, Sì. Dalle galline. Certe volte sì. Sono fresche. Belle fresche. Il vecchio ho sbattuto. Quello che ti facevi prima delle partite. Com'è, c'è caldo lì a Roma? Oggi è nuvolo. Fino a ieri ha fatto 20-22 gradi, C'era un caldo anche qua. Meno male, Vabbè, ho capito. Però dicono tutta la settimana piove. Eppure. Qua a Roma dico così. Ce la vogliono proprio far purgare fino alla fine. Vabbè, tanto di sta a casa, perciò non è che
Ma non vuoi andare a fare un giro? Scusa, ma non vuoi andare a fare un giro per Roma finalmente con la mascherina? Che ti metti vado? Che mascherina? Dico? Che io dico? Un cappello, non ti riconoscono. Sì, ma pure se me riconoscessero, che io dico? Vado a fare un giro. Ma non è che gli dici? No, così almeno vedi Roma se non l'hai visto. Poi ti metti qualcosa dietro che ho scritto 10 Totti, così sembri anche un tifoso e quindi sei perfetto. Così mi cacciano via. Poi. No, dai, non è vero, dai. Ma non l'hai proprio mai vista Roma tu? No. Vero, mica devo cavolare. Solo ristoranti vedi di via, mai la passeggiata. Non posso, non ce la faccio, giuro. Ma Dio, ma mettiti un po' più di mascherine, oh. Mettiti mascherine, una di mettere parati, riconosco... infatti. Ma te riconosco pure col casco, te riconoscono come cammini. Okay. Io non mi dove piacerebbe... Dico... ti dico di tornare alla Roma. Eh? Dopo ti dicono di ritornare alla Roma subito, figa, giocare. Va bene che devo fare passeggiare in centro per sentirlo no, dire. Oh, ma te ti vengono davanti a casa? Pure dietro. Cosa fanno? Scavalcano? No, vabbè, c'è un cancello. Dove? Ci stanno i guardi. Madonna, ma in quanti siete lì a caso? Te o c'hai più gente? Te che in centro? No, siamo 5. Non lo dire che ti arrivano i controlli dopo, capitano. In sostanza, c'ho la gente che lavora con me. Siamo 5, ce ne stanno tanti. Vabbè, adesso però ho visto anche il nuovo lavoro che col corona non ti ha fatto partire. Sarai a guardare qualche giovane buono? Sì, qualcosa sto a guardare. Controllo, sì. Controllo. A distanza, quanti controllo. Siete voi? Quanti siete voi nella quant'è che quanta gente hai che guarda i giovani? Vabbè, c'ho 2-3 persone che fanno proprio i capi di scouting. Sì, eh? E più tutte in giro per l'Italia, per l'Europa. Ah, bello. E dopo ti dai l'ultima occhiata a te? Sì, l'ultima, diciamo, l'ultima parola aspetta il padrone. Aspetta il capitano. Qualcosa già secco, Sì, eh? Beh. Ma tu, scusa Franci, quello non l'ho mai saputo, a parte me, che sono stato sicuramente l'attaccante più forte con cui hai giocato, che quello è indiscusso come cosa. Ma qual è stato secondo te un attaccante che ti sarebbe piaciuto giocarci? Beh. Prima che diventassi attaccante, perché quando sei diventato no, attaccante... Però... Il sogno mio è sempre stato Ronaldo il fenomeno. Sì, eh? L'hai mai chiamato per far venire la Roma? No, mai. No, dovevi sì, che... il Colosseo. E che dobbiamo vende? Il Colosseo. Dobbiamo fare i buffi per 100 anni. Dobbiamo... Vabbè, un buffo in più, un buffo in meno. Cosa cambia? Oh, Ronaldo è forte. Chi? Il bambino, Ronaldo. Il vero Ronaldo, dai. Quello lì è quello forte. Ma tu dici il fenomeno o... Io dico il fenomeno. Infatti. Cioè, per me lui è più forte di tutti. È sì, stato più forte di tutti. Comandavo. Ai tempi di Barcellona-Inter, quei momenti, era devastante. Poi anche con quegli altri ragazzi, quando dopo anche che è stato male, che si era anche un po' gonfiato, era diventato anche meno pesante, andava sempre il doppio degli altri. Capito, ma c'era una capoccia diversa da tutti quanti, Ah, c'aveva la moto, dai, andava sempre il doppio, dai. Mamma mia. Era imbarazzante. Ogni tanto guardo i video che fanno vedere in televisione. Mamma mia, che forte. Bello! Che bello! Ah, ragazzi, lui, anche secondo me, lui è stato il più forte, dai, della generazione un po' più vostra, perché tu sei molto più vecchio di me. Vai a cagare, va. Ma neanche sembra. No. Ma va, guarda, dai, mi sono anche fatto la barba adesso. Sono io ragazzi, oggi, ma l'ho fatta per te, guarda. Madonna. Tutto sbarbato. Io sono un po' diverso, a differenza tua, sono abbronzato perché ho lavorato nel giardino, vedi? Io non ho il giardiniere, mi tocca fare tutto a me, ho una vita. Ma certo. Ma te sembra, insomma, sono abbronzato, Sì? Ma te poi lavori, ma scusa, ma tu vai in palestra, ma cosa fai tutto il giorno che mi hai detto? Facciamo alle 3 perché... Ma lei no. Ma lì mattina e pomeriggio. Ma davvero? Giuro.
Che ti devo piazzare? Perché non sai cosa fare o perché... No, mi passa pure un po' di tempo. Ma che fai? Corri no. Cosa fai? Pensa, ieri ho fatto i gradoni. Come Zemma? Ti giuro. Ho fatto i gradoni bassi, alti. Ho fatto tre giri dei gradoni bassi. Tre giri quelli alti. E poi ho fatto 5 giri di casa. Allora, 5 giri di casa, cosa sono? 30 chilometri? No, sono 800 metri a giro. Dio. Ma andavi veloce, no? Veloce. No, facevo 1,30 a giro quasi. 1,40. Madonna, vai, oh! No, normale. Una corsa normale. Io non lo so, io correre, non sai, corro un po', io vado più piano. Cioè, io faccio un po' di tapis roulant. Vai in discesa. No, faccio meno fatica. C'è Cristian e mi dice: io non ce la faccio più, mi rifanno male tutte le gambe la mattina. C'ha la cipratica fino alla capoccia. Ah sì? Eh sì, perché mi sta non ce la fa allenarsi così forte. Vabbè, scusa, vabbè, ho capito, ma non è che è un passo normale. La corsa è un passo normale. Scusa, ma allora lui cosa gioca? Lì con te anche i ragazzi non si muovono più niente. Non è che no, hai no. organizzato una partita di calcetto con gli amici di tuo figlio a casa, nel campetto. Ma qui non entra nessuno. Anche perché c'ho elicotteri sopra che girano. C'hai i Ti giuro. No, elicotteri proprio. Ti giuro, si fermano qua sopra e guardano. droni. Non ti dico cazzate, Come fai i gradoni? giuro. Ma scusa, sarà Zem che controlla come fai i gradoni. No, Zemma ce l'ho dentro al pozzo, appena diverso, alza la testa. Che fumo le sigarette, oh. Vedi il fumo, dai. No, ragazzi, io, però... Senti, te invece quando alleni che fai, scusa? Levato No, un io altro. faccio... No, io faccio un po' di tapis roulant, soltanto che secondo me è Corsa o un po' brutto. camminata? No, faccio un po' camminata, mi scaldo, poi dopo faccio un po' di tapis roulant, perché poi mi è venuto un'ernia cervicale, quindi Hai faccio mai un po' di detto? cacciatore delle voci. E adesso che sto un po' meglio, mi metto lì, faccio un po' di corsa lenta, cioè la solita che facevo anche quando giocavo, sai, quella lenta. Defaticante. No, vabbè, però almeno perché ci mettevo tanto ad arrivare in aria, però dopo poi stavo bene in aria. Ma guarda, prima che te spostavano, però certe legnate arrivavano. Oh, quando stavo Sento facendo campo che passi. ti lanciavo, ogni tanto sentivo pum, pum, eccolo. Si sente come faccio? Mi toccava farla apposta perché così ti prendevo le punizioni. Così dopo potevi tirare le punizioni. Guarda che qua, veramente, anche Baggio, sai quando giocava a Brescia? Me le lanciavano proprio al limite Vabbè, con dell'area. tutto rispetto, quando giocava a Brescia, palla lunga, su Dedè, stop. Esatto. Perché Martone diceva, tu stai 1 metro fuori dall'area, noi te la lanciamo lì, che su 10 prendi 2 punizioni. E dopo Così arriva Baggio saliamo tutti, no? Giusto, è giusto. e... Esatto. Io povero, ragazzi. Che Vabbè, tempo, bei tempi, dai. E adesso chi c'è secondo te di giovani forti forti? Ma già con nome, lascia stare quelli. nome Secondo in te che senso? chi è il 10 più forte adesso? Il 10? Oh, c'è il numero 10. Oh. No, ho capito, giovani, ho capito, tu dici giovani o 10, è diverso. Oh, il 10, dai, il 10. Se tu dici Vabbè. un nuovo Totti. No, Beh, nuovo Totti diciamo. massimo. Però chi c'è secondo te di fantasisti o punte forti, forti, che ti piace proprio? Vabbè, c'è cioè Dybala. Però la Juve lo gioca poco, Ho capito, ma hai visto pure chi c'è? eh. È sfigato. Ti è Cioè, andata male. con tutto No, però rispetto, però sta a parlare dei sarebbe bello giocatori vederli tutti e tre extraterrestri. assieme, dai. No, vederli anche tutti e tre assieme, quelli della Juve, Dybala, Higuaín e Ronaldo. Vabbè, io se diventassi allenatore farei giocare tutti e tre. Però c'è Sempre. Dagoll Costa che va anche come le fucilate, che anche lui è E forte. il problema è uno solo, Luca, che quando stai nella grande squadra e c'è pure tanti giocatori forti, e scelte devi fare purtroppo.
Cioè, è un discorso che sei la squadra che si deve salvare. Vabbè, sicuro, però sai, e lì sono quattro tutti forti, eh. Ma lì tanto l'allenatore deve essere bravo a gestire, eh? A gestire. Perché più che allenatore deve fare... uno, oh, se ce n'è uno, se sono in di più, si può farlo arrivare alla Roma, dai, così che c'è posto. E tu pensi che ci voglia venire a Roma? Ah, non lo so, adesso se cambiano società magari arriva uno con i soldi. Ma più che altro non è secondo me se uno ha i soldi. Bisogna vedere se voglia uno di investire il proprio patrimonio, perché comunque penso che tutti i presidenti ne hanno. Sì, ma io penso che poi alla fine lo fai pure perché vuoi andare in una squadra e vincere, no? Poi è normale, Sicuro. tu lo sai meglio di Poco. tanti altri, perché poi quando viene a Roma, quando calpesti Roma non potresti Però... andare via, eh. Veramente, se penso a quello scudetto che abbiamo perso per quella partita del cacchio, Mamma mia. diciamo. Infatti, me l'avevate detto te, Daniele, così cos'era vincere. Io, un entusiasmo così, era difficile, cioè, non l'avevo mai visto. Erano cariche. Roma è qualcosa di particolare, è veramente diverso da tutte le altre città, eh. Ma non lo Allora, dico si perché immaginare sono quando romano, l'avete dai. vinto. Ma l'avete, cos'è? Era 2000 o 2001 l'avete vinto voi? 2001. 2001. L'anno dopo che ha vinto La la Lazio. Lazio. Non riesci neanche a dirlo, la Lazio. No, vabbè, ci mancherebbe altro. No, ma oh, per quanti anni hanno festeggiato dopo il 2001 i tifosi? Perché lì si festeggia. Si festeggia. Fino all'anno scorso abbiamo festeggiato quasi. Oh, ci voleva la quarantena per tenerli in casa, altrimenti escono, eh. Incredibile. È C'è Dybala e incredibile. poi chi c'è secondo te di forti? Vabbè, Insigne. Insigne. Beh, ci stanno un po' di giocatori, dai. Diciamo che ai livelli nostri trovarli è difficile. Cioè, io vedo prima tante partite che facevano vecchie. Cavolo, se andavi a Brescia, a Bologna, trovi certi giocatori Sì. No, incredibili, no? era un'altra serie A, dai, c'erano le sette sorelle, c'erano No. campioni ovunque. Era troppo più bello, dai. Sì, era. Troppo più Ah, affascinante. quello... C'erano anche più giocatori che secondo me erano famosi anche perché facevano i gol. Adesso ci sono tanti giocatori che sono famosi solo perché fanno due stronzate su Instagram, cose, si montano la testa. Vabbè, il problema è che adesso Instagram ha rovinato un po' tutti, eh. No, diventano famosi prima quella di fare i gol. Quando c'eravamo noi, ti ricordi, ci trovavamo in Ma nazionale, che era tutto da 20 gol in su, eravamo noi gli attaccanti. forse Adesso non sto ne trovi dicendo uno che supera i 10 o i 15. Oh. io. Ma Ti non c'è ricordi, neanche da c'eravamo. parlarne. Infatti, eravamo tutti da 20 in su, eravamo sempre una gara. Adesso è dura, eh. Eravamo altri giocatori, eh. Purtroppo è brutto dirlo, ma erano altri tempi. A parte chi c'è, è l'unico Immobile adesso che fa sempre più di 20 gol. Del resto anche italiani ce ne Chi? sono Beh, pochi. Immobile. Mobile è un bel giocatore. Eh? Poi sai, Sì, quest'anno anche... te capitano qua annate che appena tocchi palla fai gol, No, la squadra sicuro. sta a fa bene. Anche tu lo sai, anche, forse anche tu lo sai. Cioè, la fortuna sua è che c'è anche tutti dei giocatori attorno che gli piace più far gol che farli, perché c'ha tutti dei rifinitori, eh. Lui è il vero rifinitore. Poi lui è fortissimo perché uno che fa tanti gol così è forte. Però sai, quando c'hai tanti rifinitori che preferiscono farti far gol è tanta roba. Poi lui è forte. Però è l'unico italiano, non c'è un altro italiano che supera 10-15 gol. In questo momento no, in questo momento fa fatica a trovarlo. Però beh. No. Anche nella nazionale, vedi, non c'è la punta, c'è un po' Immobile, Belotti, ma non anche se Mancini però ha fatto bene, sta facendo bene, dai, che pensi? Mancini? Con la nazionale? Sì. Cavolo, ma la nazionale è forte, oh. Infatti, no, sta facendo bene Mancini. C'ha i miglior giovani. C'ha 5-6 giovani di prospettiva, ma a livello internazionale proprio, eh. Cioè, C'è veramente Zaniolo io. di forza, dai, di giovani c'è Zaniolo, Chiesa, Ma ce ne stanno dei Pellegrini. giovani. Ma ci stanno, se vuoi ce ne stanno tanti. Io, c'è sta Insigne, sta Immobile, poi ci stanno Chiellini, se si riprende tutto quanto.
c'è Bonucci, c'è Verratti, ci stanno, c'è No, no, sicuro. Florenzi. Infatti, secondo me questo, ha ragione anche Mancini quando ha detto magari fare l'europeo, che lo faranno nel 2021, rischiano, sai, con un anno di esperienza in più, rischiano veramente di fare qualcosa di bello. Ma già quest'anno rischiavano a far bene, Lo cioè so, però. rischiavano, in senso speriamo che facciano bene. Eh sì, perché è un po' di anni che la nazionale non sta facendo benissimo. Gli anni prima, tra mondiali e europei. Beh, anche perché l'ultimo, cioè dal 2006 che c'è poca roba, Sì, tranne un europeo dove si è arrivati in finale, però al mondiale si è sempre andati fuori quasi subito. Sì. Disastro. Purtroppo Disastro. sì. Ah, Però è una giusto. cosa. L'unico che è rimasto del nostro coso, chi è? Buffon, no? Che gioca ancora. Ma Gigi ne sa rinnovato? È rimasto lui e basta o chi c'è ancora? Solo lui, del 2006 solo lui, mi sa. Ah, ma lui facendo il portiere va avanti ancora un po' di anni, dai. Vabbè, ma lui altri 2 o 3 anni può fare veramente a mani basse. Poi stai giocando magari anche tutte le partite. Posso dire, cioè, se fai le partite quelle tranquille, per me può fare Tranquillo. capirlo in bocca. Ho Vabbè, capito. tranquillo nel senso che Oh. fai, te posso dire, Juve Allora uno Brescia, tutte gioca, queste no, qua. gioca fino a 100 anni. Oh. Ho capito, ma se sta bene fisicamente, perché Oh non. no, più che altro devi avere la voglia di andare al campo, allenarti, È quello, il avere. discorso è quello, eh. Ma sembra che lui ce l'abbia, eh. No, più che altro perché fare anche il portiere fai anche meno fatica rispetto ai giocatori. Apposta sto dicendo, può giocarti 2 o 3 anni. Perché poi lui fortunatamente prende pure meno botte e tutto quanto, però. Cioè, Sta quando. bello Guarda. tranquillo in panchina, fa un po' di Coppa Italia, gioca altri 3-4 anni. Ma sì, non è che lo fa per soldi poi Gigi, lo fa perché gli piace. Eh beh, ma poi è bello, io l'ho sempre detto, anche te, non lo so se ti è capitato, quando si smette o sei tu di testa che dici di smettere, altrimenti ti viene a mancare il campo, le cose, l'adrenalina, Parlare di la questo fatica. argomento con me o parlare? No, non penso, Vabbè, però dai. Vabbè, tuo addio penso che è stato uno dei più belli addii, cioè lascia stare, emozionante tutto, ma però. quello è un altro discorso. Quello è un altro discorso. Quello nessuno muore verrà dalla testa e da quello che è successo realmente. Però io personalmente non volevo smettere. Non volevo smettere perché ho capito, ma stavo bene fisicamente, perché devo smettere? De testa sono Perché libero, tutto qua. Poi non è che devo giocare tutte le partite, non è che volevo giocare io, Cioè io non ho mai imposto niente a nessuno. tu Però non sarei, cioè, perché tu non hai voluto continuare perché non volevi lasciare la Roma, e Roma. no, se devo andare fuori no. Cioè Veramente un sono peccato, sei stato cresciuto con 20 anni, lui. 25 anni qua. Ho fatto questa scelta di vita, ma che faccio? Perché voglio continuare un anno in più? Devo rovinare tutto il percorso che ho fatto, no? No, quello Non no, mi infatti cambiava quello non è niente, non mi cambiava neanche. niente, sia No, sul ma lato sicuro, più economico che che sul altro, sai. lato, eh? No, perché se vai in un'altra piazza, sai, a Roma avevi fatto 25 anni di Roma, sai, vai a ripartire in un'altra piazza. Capisco l'amore di giocare a calcio, però secondo me sarebbe, cioè, poteva essere un peccato. Sì, quello che dici tu è giusto, però se io devo cambiare per fare l'anno in più, a me sinceramente non mi cambiava niente. Sì. Però io non sono stupido, non è che ho 10 anni che non capisco quello che devo fare. Se io Sì. sto bene fisicamente, sto bene mentalmente e vedo che durante allenamenti ancora posso dare il mio, perché io non arrivo nessuno, secondo a nessuno. Lo sai, se tu arrivi secondo sulla palla 10 volte su 10, lo sai Ma benissimo io anche non è un tu. problema, io arrivavo secondo anche quando ero al Quando stai bene, quando però lì stavo c'hai la bene. scusa che eri giovane, capito? Infatti. Però se alla fine ti alleni, non salti in allenamento, stai sempre al 100%. Ma è normale che, ma lo so pure io che non gioco tutte le partite, ma ci mancherebbe altro, mica sono stupido. Sì. Però stando là, aiuti i giovani, aiuti l'ambiente, aiuta l'allenatore, cioè poi in momenti di difficoltà
se te chiama sei a disposizione, ma pure se giocavo 20 minuti, 10 minuti, mezzo, cioè io ero contento lo stesso, ma anche se non giocavo, però facevo parte di quel gruppo, capito? Perché no, se mi sentivo quando entravi, comunque dai, cioè, ma no, poi Roma per me è diversa, no? Con me, come si sono comportati con me, non si sono mai comportati con nessun altro, no? Con l'amore e il rispetto che c'è sempre stato nei confronti miei e io nei confronti loro. Perciò ogni volta che entravo allo stadio si accendeva sempre di più, no? Perciò era un bene per me, era un bene pure per i compagni, poi, no? Sì, no, dava una scossa generale a tutto l'ambiente. Mm. Oh, ragazzi, però, no, capisco, non deve essere stato facile. Io, no, vabbè, ma poi no, c'è sempre la fine, Luca, ci mancherebbe altro. Però è chiaro, se lo decidi te, io l'avevo deciso io perché proprio me l'ho rirotto il ginocchio, non stavo bene, purtroppo mentalmente avevo già deciso di smettere. Penso che la cosa importante è quando giocatori importanti, tu magari ancora di più, siamo stati noi, comunque devi essere tu di testa a dire smetto anche di testa, dopo secondo me sei più tranquillo. Quando magari vuoi giocare ancora, la soffri appena un po' di più. Tutto lì, certo, dai. Sì, ma il problema è che poi alcune persone dicevano decidi tu, fai tutto tu, se vuoi continuare continui, e poi arriva il momento che dicono bello mio, mettere da parte che ci serve più. Quello però, ma vabbè, c'è, sì, però più doloroso perché hai fatto la storia di una città. No, ma ci sono rimasto male perché io a Roma dovevo tutto, mi sarei tagliato pure la gamba. No, ma sicuro. Purtroppo lo sai, te ne sei accorto che nel calcio finché servi o come immagine o come giocatore o per parlare con i tifosi, io nel mio piccolo anch'io in certe squadre ti usano anche molto, quando non servi più manco ti chiamano più per farti gli auguri di Natale, ma penso ma, che ma tanto è proprio la vita che è così poi, no? Infatti ci mancherebbe altro, però alla fine ti dispiace. Fra adesso che riparti con una nuova cosa, gli porterai qualche ottimo giocatore, allora qualche bel giovane forte per farla tornare nelle prime posizioni, dai. Vabbè, spero di trovarglielo veramente per la Roma, eh. Vabbè, col presidente tanto c'è un bel rapporto, parlerai direttamente di Gianluca. Puoi parlare qualcun altro. Vabbè, certo. Vabbè, finché è così non penso che rimetto piede a Trigoria, eh. Non hai più rimesso piede a Trigoria. Opa. Ogni volta che porto Cristian allenamenti rimango fuori Trigoria, fuori i cancelli. Non ci credo. Ti giuro su Dio. Non ho mai più messo un piede a Trigoria. Perché tuo figlio mi sento da Roma. Certe volte rimango in macchina, mi viene da piangere, ci credi? Cioè, a pensare che dopo 30 anni che sono stato là dentro non posso entrare dentro di rigore. Ma scusa, ma perché non vai? Perché ti fa star male sta cosa? No, perché no, basta, l'ho lasciato, basta. Che vuol dire? Ho capito, entro perché fare? Chi entra a fare? Perché devo entrare là dentro? Io, guarda, Francia, quando noi siamo stati al corso, che siamo andati giù, che c'era Vito, sai, tutti gli amici in comune, sì, che abbiamo. Cioè, anche se non ci sei, si parla sempre di te. Penso che non è un caso, perché comunque, dai, è stata la tua seconda casa. Sono stato più là dentro lì che a casa, non trovo... Appunto, anche la gente che lavora lì, fa lì, secondo me... Ma io lì, amici ce ne ho tanti, eh? E qua chi mi tocca? Cioè... È chiaro. Però secondo me anche chi lavora lì, che ti ha visto crescere, che tu gli vorrai bene sicuramente. Sì, ma cioè, vuoi sapere che fanno? Vuoi sapere che fanno? Escono fuori dal cancello e mi vengono a salutare. Giuro, non te dico cavolate. Sì, ma perché il figlio che categoria fa? 2005, giovanissimo. Pensa all'allenatore, chi è l'allenatore? È un turco. C'ha un po' di pressione. No. Ma io guarda, io non vado a parlare con allenatori, con i dirigenti, con nessuno. Lo sai come sono fatto io, Lu, non è che te lo dico. No, quello lo so, che non ti permette, quello sicuro, Francia, ma è bellissimo. Però è chiaro, anche se tu non vai a parlare, sapere che c'è il figlio di Totti,
che gioca nella tua squadra, secondo me. Vabbè, ma io ho sempre detto, pure a Cristian, io ho detto io, se meriti di giocare, giochi, se no te ne stai in panchina, vai in tribuna, fai come tutti gli altri, come è giusto. Giusto che no, sia. No, ma lì capisco benissimo che è anche l'insegnamento che darò a mio figlio se vorrà giocare a calcio, perché adesso non gli piace tanto, quindi adesso vediamo cosa vorrà fare mio figlio, deciderà lui, vediamo. Gli sì, mio figlio gli piace giocare a tennis. Ma io pure preferivo che lui giocasse a tennis, eh? Ma perché? Perché non c'hai i piedi uguali ai tuoi? Vabbè, non è facile, c'è un altro paio di scarpe. Oh, oh, invece mio figlio c'ha i piedi uguali ai miei, allora gli hanno consigliato. Così non perde tempo, dici? Oh, che bastardi che siete, ma ho fatto tantissimi gol, ma mi criticate i miei piedi, oh, incredibile. Hai visto i messaggi che arrivano? Hai visto i messaggi tutti che arrivano? Trigoria è tuo, Francesco, ritorna a Trigoria. Prima o poi devi andare a fare il tiro dentro, dai. Così gli metti anche un po' di pressione a tutti, deve essere bello, dai. Ma poi, ma scusa, se tuo figlio dove gioca? Trigoria? E tu non la vedi la partita? Dai, però... Ti giuro, mica devo cavolate. Sì, lo so, ma tuo figlio, mettiti... Va, ma io infatti, io... Ma ammazzerei, io mi ammazzerei. Ma scusa, ma tu puoi camminare a testa alta, magari c'è qualche altro dirigente che abbassa... No, quello è un altro discorso, ci mancherebbe altro. Io non c'ho pure di nessuno, perché io ho fatto sempre... Appunto, ho rispettato tutto. Tuo figlio che gioca. Quello sì, l'unica cosa che mi dispiace è quella, guarda. Ah, oh, infatti, vedere magari tuo figlio giocare... Ma che scherzi, no? No, poi lui ogni tanto me lo dice. Che fa? Mi viene a vedere oggi? Mi viene a vedere? Sì? Eh sì, poi la cosa brutta è quando lo porto... Amore! Principessa! Saluta, amore! Come stai? Bene? Ti manca ancora? Coronavirus tutto a posto? Yes! Dai là, oh, è l'altro! Cattivo. Eccolo va! Coi piedi! Beh. A Belva. Vuoi giocare a tennis. Oh, Federer. Comunque, dai, prima o poi ci devi andare dentro, dai, vedi tuo figlio giocare. Dai, ci tornerai prima o poi, dai. Prima o poi, sì. Arrivano. Ciao. Ecco, questa ti farà impazzire, le femminucce. Già fatto. Già inizio a dire, quando c'ho il mio fidanzato te lo faccio vedere. Aspetta, Leo. Oh. Questo è il bimbo. Mamma mia. È così, Francia, dai. Vabbè, oh. Che tocca fa? Questo è il capitano, Francesco Totti. Adesso mi parla di Messi e Ronaldo, incredibile. Senti, di a papà che mettesse un DVD... Capito? Sì. Un DVD, però dura tantissimo, Dio. Non so come quelli di papà. Oh, io una volta la sera gli ho visto i miei gol. Non sono neanche arrivati a metà, si sono addormentati. L'unica cosa buona che facevo erano i gol. Oh. Ma quanto dura? Mezz'ora? Quanto è durato? Oh, io ho fatto più di 300 gol. Lascia stare in tante categorie. Tu ne hai fatti di più, però. Vabbè, io sì, un po' sì. Stiamo lì. Sì, vabbè, io sono la Roma, fortunatamente. No, infatti, però anch'io, con tutte le squadre, perché io sono partito lì dalla vicino a Casei, no, Modena, poi la svolta è stata la Lodigiani, che conosci lì. Oh, tu non la conosci la Serie C. Io a Lodigiani ci sono partito, a Lodigiani io. Anche te hai fatto le giovanili lì? E io giocavo lì a Lodigiani, oh. Dai 9 ai 12 anni, consacravo. E poi sei andato a Roma. Sì, perché io quando ho giocato a Lodigiani vivevo lì alla Borghesiana. Ah, tu già stai a Borghesiana? Io no, a San Basilio. Sì, perché avevo 18 anni. Io stavo a San Basilio. Cioè, tu a 18 anni stavi già per vincere uno scudetto. Io a 18 anni mancava poco. È quella la differenza di scarpini, eh? Ah sì, se erano stretti i miei scarpini, facevo da fatica. Oh, mi immagino. Buona davvero, vabbè, dai, oh.
Oh, qua sono tutti i romanisti che ti fanno, non vedo loro che torni le cose, la Roma. È dura. È dura. Adesso vediamo. Dai, c'è tempo. Capitano, dai, sai che mi fa sempre un piacere fare due chiacchiere con te. Anche a me, tesoro. Perché su 100 messaggi che mi arrivavano, erano 99, erano quando la rifai la live con il grande capitano Francesco Totti, allora sai che ti ho rotto un po' le scatole, dai. Lo sai che sono sempre a disposizione. Dio, che spettacolo. Dai, ci salutiamo tutti, Frances, è stato un piacere ancora. Un bacione. Ciao, Luca.